Il Crono di Spade, un gioco di rapidità che prende il nome dalla famosa serie televisiva, con un gioco di parole ovviamente basato sul cronometro, cioè il tempo che ci si impiegherà a completarlo, e del livello del fuoco e il livello del ghiaccio che troveremo sul fronte e sul retro del gioco. 8 palline in tinta unita, piccole, che devono entrare in questo foro centrale, nella parte, nel livello del fuoco, e una volta entrate troveranno sul retro, una volta girato il gioco, nella parte del ghiaccio invece, degli ostacoli, in quanto queste palline bianche sono più grosse di diametro e, come vedete, non entrano nel buco e faranno proprio da ostruzione alle biglie rosse, che dovranno invece ritornare alla base. Vedete come si fa per spostarle, cioè con uno scrollone. E ora facciamo una prova a tempo in singolo. Basta un comune cellulare con l'app del cronometro, si clicca su avvia nel momento in cui la prima pallina entra in campo. Il giocatore è pronto e il tempo parte. La giocatrice è molto esperta, quindi sembra molto facile entrare nel foro. Ecco, vedete come fanno da impedimento i blocchi di ghiaccio, chiamiamoli, bianchi. Intanto le palline diminuiscono, ne mancano solo 3, il tempo scorre, ancora un incastro, l'ultima, ancora un incastro, e ce la fa, il tempo termina su 28,75, veramente un ottimo tempo. Crono di Spade sfida, rosse contro blu, pronti alla partenza tutti nell'angolo, 2, 1, via, partite, bene, vediamo il cambio, cambia la giocatrice blu un secondo prima della rossa, ma è questo il livello dove si può recuperare nettamente, chi finisce deve dire stop e l'altro si deve immobilizzare. Stop. Ah, finisce 2-0, vedete, 2 palline rosse rimaste sul campo e quindi l'andata finisce 2-0 per la giocatrice blu. Ora il ritorno, 2 palline da recuperare, 2, 1, via, e dare il tutto per tutto il rosso. Vedete, sono molto esperte le giocatrici, guardate la rapidità. Bene, cambio sempre più o meno uguale. Stop. Ah, questa volta una, e vince ancora, quindi 1-0 la giocatrice blu, che nel computo totale fa 3-0 e va a vincere la sfida.